I mali della giustizia, scoperture d'organico e carenze strutturali, il monito del presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria Gerardis al governo. La lotta alla 'ndrangheta sia una priorità e poi il ricordo del fraterno amico Bruno Giordano. Escalation nel Crotonese, dopo i morti ammazzati a Rocca Bernarda, la strage dei cavalli consumata a colpi di lupara. Attenzione altissima della DDA sulle cosche, alle prese con un cruento processo di riorganizzazione. Ritorno alla Baraccopoli, San Ferdinando, dove si muore e dove si brucia, dopo il rogo di Capodanno il nostro viaggio nel luogo metafora della violazione dei diritti umani e delle promesse tradite di politica e istituzioni. Mali di Calabria, anno nuovo, vecchi problemi. A Vibo Valenza è una contrada ostaggio di degrado e rifiuti. A Lamezia Terme è un presidio ospedaliero al collasso, mentre i pazienti protestano. Le serre cosentine fanno i conti, invece, con una viabilità impossibile. La grande musica. I virtuosismi dell'Orchestra Sinfonica Calabrese chiudono il Paola Festival 2018, una grande rassegna artistica iniziata a novembre e proseguita fino alle festività natalizie. Buonasera da Erika Cunsola e da tutta la redazione di LACINews 24, benvenuti alla nostra informazione. Nel giorno del nono anniversario dalla bomba in Procura Generale, il presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria lancia un monito ai parlamentari calabresi e al governo. Fra scoperture d'organico e carenze strutturali, la lotta alla 'ndrangheta sia una priorità, e ricorda il collega e amico Bruno Giordano. La giustizia a Reggio Calabria è una macchina sotto sforzo. Purtroppo permangono scoperture pesantissime. Noi abbiamo in questo momento 227 procedimenti di competenza della DDA, di cui 55 sono maxi processi. Presidente Gerardis, il procuratore Cafiero disse: a Reggio non posso giocare neppure a tennis, non so chi potrei incontrare. È d'accordo? Se noi troncassimo il rapporto con la società civile, se noi ci chiudessimo in una torre, affermeremmo una inesistente diversità. Io credo che lo stesso procuratore Cafiero fosse consapevole di questo, non volesse arrivare a queste conclusioni, perché egli stesso, andando nelle scuole, confrontandosi con la società civile, poi dimostrava di fatto che quella sua espressione forse era stata equivocata e portata ad estreme conseguenze. 3 gennaio 2010, 9 anni fa, una bomba in Procura Generale cambia la storia di Reggio Calabria. Forse però proprio quel giorno la città riscopre una coscienza civile in attesa. È così? Esco per vedere un attimo la situazione e trovo davanti alla Procura Generale una fortissima mobilitazione di cittadini, proprio organizzata da quello che sorgeva in quel momento come Reggio Non Tace. Una mobilitazione spontanea che ha riempito la strada. Era una cosa assolutamente anomala e nuova per la città. Ci ha lasciati da poco il procuratore di Vibo Valenzia. Non è un mistero che foste grandi amici, ma chi era davvero Bruno Giordano? Mi commuove, guardi, è un ricordo che mi commuove e non mi può non commuovere. Abbiamo condiviso la nostra vita. Bruno Giordano è stato un magistrato colto, è stato un magistrato onesto. Anche nel 2019 l'inaugurazione dell'anno giudiziario sarà alla Scuola Allievi Carabinieri. Rimangono scoperture e ritardi. Come pensa di agire? Io vorrei far mettere ai nostri parlamentari in primo piano in Italia le problematiche che stiamo evidenziando adesso assieme. Se noi riusciamo a far portare a livello nazionale il messaggio che la 'ndrangheta sta invadendo il mondo, la 'ndrangheta è unitaria e ha a Reggio Calabria non soltanto la sua origine storica, ma anche il suo attuale comando. E allora la sconfitta della 'ndrangheta è una priorità assoluta. Consolato Minniti per la CNews 24.
Le immagini che vedete adesso sono state riprese da alcune telecamere all'interno della stazione di Catanzaro Lido. Riprendono Giuseppe Arabia, l'ottantenne scomparso, alla vigilia di Natale da Cosenza, ad inviare il video alla nostra redazione e a lanciare l'ennesimo appello con i suoi familiari. L'uomo da Catanzaro avrebbe poi preso il treno diretto a Crotone, dove sarebbe stato visto per l'ultima volta. Come ogni giorno, intorno alle ore 6 del 24 dicembre, Giuseppe era uscito dall'abitazione della Sant'Impolito, in cui risiede con la figlia, allontanandosi con indosso un cappellino di lana, un giubbotto di colore verde scuro e un paio di scarpe da tennis bianche. Chiunque dovesse avvistarlo può contattare il 112 oppure i familiari ai numeri 329 8177 235 e 328 899 1573. Andiamo adesso nel Crotonese, dove durante queste festività non si è affatto placata l'escalation criminale. Rocca Bernarda, dopo San Nicola dell'Alto, dopo Pitilia Policastro. Non conosce pace il Crotonese, alle prese, come emerso dall'indagine Tisifone, l'ultima messa a segno dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, con un incandescente processo di riorganizzazione tra le cosche, dopo i maxi blitz, Johnny e Stige, che hanno messo in ginocchio i giganti del crimine organizzato nella terra di Pitagora. L'ultimo brutale episodio si è consumato proprio a Natale, ma è stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica solo stamani dalla Gazzetta del Sud. 5 cavalli sono stati uccisi a colpi di fucile caricati a pallettoni. Pascolavano in località Filettino di Rocca Bernarda, nel recinto dell'azienda di cui è titolare il 33enne Giovanni Rosa. Un altro allevatore nel mirino, quindi. Allevatori erano anche Francesco e Saverio Raffa, padre e figlio, assassinati tra San Nicola dell'Alto e Carfezzi il 22 dicembre. Lo era anche Massimo Vona, scomparso da Pitilia Policastro l'8 novembre. Tre comuni nel cuore della provincia crotonese, nella quale l'attenzione della direzione distrettuale antimafia e delle forze dell'ordine si mantiene altissima. Rocca Bernarda in particolare era stata interessata dall'importante blitz antimafia denominato Trigarium, che ha ricostruito nel luglio scorso l'ascesa di Antonio Santobagnato e del suo clan, dominus di un locale di 'Ndrangheta fino ad allora sconosciuto e le cui sorti sono strettamente correlate alle dinamiche criminali della vicina Pitilia. Gli arresti però non hanno fermato la violenza, come testimonia l'attentato incendiario alla lavanderia della moglie di Francesco Coco, l'ex carabiniere e consigliere comunale, già oggetto di minacce sul web e da sempre strenuo difensore della legalità, e l'apice di una recrudescenza mafiosa segnata da un'escalation di atti vandalici e criminali. Da Crotone per la CNews 24. E adesso apriamo una finestra sul meteo. L'ondata di freddo che sta attraversando la Calabria avrà il suo culmine tra oggi e domani. Nel giorno dell'Epifania le temperature saranno in graduale aumento. Tra oggi e venerdì, spiegano i meteorologi, l'annunciata eruzione di aree di origine artica avrà i suoi massimi effetti. Allerta meteo su Calabria Ionica centro-settentrionale dalle prime ore di domani e per le 24-30 ore a seguire. Previste nevicate sopra i 200-400 metri in alcune località a livello del mare, apporti al suolo deboli, a livello collinare e montano moderati, ma in generale su tutta la Calabria le temperature sono in ulteriore discesa e sono possibili gelate notturne. Cambiamo argomento. Un luogo in cui si muore, un luogo che brucia, un luogo che in Calabria è la metafora della violazione dei diritti umani e delle promesse tradite della politica e delle istituzioni. Stiamo parlando della baraccopoli di San Ferdinando. Dopo l'incendio di Capodanno siamo tornati per raccontare cosa continua ad accadere. Fortunatamente questa volta non è morto nessuno, però la questione qui deve cambiare assolutissimamente, perché non si può vivere nel terrore che scappi sempre il morto. Parte dal centro della baraccopoli il nostro nuovo viaggio nel ghetto degli stagionali africani di San Ferdinando, da quel primo insediamento di tende del Ministero dell'Interno intorno al quale è andata crescendo questa enclave africana nell'area industriale della piana di Gioia Tauro. A pochi metri dall'insediamento storico si è sviluppato l'imponente incendio che la notte del 31 dicembre scorso ha rischiato di provocare una strage. A un mese dall'ultimo rogo in cui perse la vita il 18enne gambiano Surawa Yaite, nel ghetto nero di San Ferdinando nulla è cambiato. Lo smantellamento del campo resta almeno sulla carta una priorità della prefettura di Reggio Calabria, ma l'incertezza sulla sopravvivenza degli SPRAR non lascia presagire nulla di buono. Si chiede a coloro i quali sono regolari di poter andare negli SPRAR.
però è anche un paradosso, perché c'è tanta voglia di chiudere gli SPRAR. Il racconto drammatico della notte di Capodanno passa dalla voce di chi in prima persona ha partecipato allo spegnimento dell'incendio, ancora prima dell'intervento dei vigili del fuoco. Corri, andiamo verso di là, visto dove c'è questa acqua là, prendiamo acqua e buttiamo su baracca, così noi, per spegnere il fuoco. L'acqua delle pozzanghere? Sì, sì. E fortunatamente quando è successo questo abbiamo chiamato gente, andiamo a spingere il fuoco, soprattutto c'erano alcuni che c'è paura, scappano, c'è alcuni che venire da sciamano. Le fiamme erano molto alte? Molto alte, sì, molto forte, è una cosa incredibile, una cosa che non ho mai visto nella mia vita. Con la Fly siamo venuti a recuperare quello che vivono qui, li trasferiamo altre parti dove loro dove non rimangono, fino a che troveranno uno posto meglio. La vita di questo piccolo paese autogestito e senza nome è ripresa come sempre. Chi non ha trovato da lavorare si scalda intorno ai fuochi di fortuna. Per i reietti della baraccopoli sanferdinandese il futuro è un pensiero ardito. Qui si vive ora per ora, senza intravedere nient'altro che miseria e abbandono. Francesca Altomonte per la CNews 24. E intanto proseguono a Castrolibero le indagini per risalire agli autori di un furto da circa 5.000 euro commesso all'interno della delegazione municipale. I soldi sono spariti da questo armadio blindato situato in uno degli uffici della delegazione comunale di Contrada Andreotta a Castrolibero. L'ammanco è stato scoperto la mattina di un lunedì, il 17 dicembre scorso, e subito denunciato ai carabinieri. Il ladro o i ladri, giacché non è da escludere che il furto sia stato compiuto da più persone, avrebbe quindi agito nel fine settimana precedente. A quanto ammonta il furto? Circa 4.800 euro, erano i proventi dei diritti di segreteria e delle carte d'identità. I militari hanno iniziato a scandagliare le immagini di videosorveglianza registrate da alcuni esercizi privati situati nell'area per tentare di risalire all'autore del furto, mentre all'interno dei locali non sono stati reperiti indizi utili ad incastrare il malvivente. All'interno non c'è un impianto, almeno in questo ufficio, un impianto di videosorveglianza. Non ci sono segni di effrazione, né sulla cassaforte né all'esterno dell'edificio? No, e chi entra ovviamente avrà studiato nei minimi dettagli, un professionista, insomma, è capitato. La notizia è stata resa pubblica dal consigliere Francesco Calvelli insieme agli altri componenti del gruppo Progetto Comune, i quali hanno chiesto la convocazione di un'assise comunale ad hoc sulla vicenda. Salvatore Bruno per la CNews 24. Voltiamo pagina, andiamo a Vibo Valentia in Contrada Madonnella. Guardate cosa devono sopportare i cittadini, colpa degli incivili e di chi non interviene per porre rimedio alla situazione. Guardate che c'è qui sotto. Guardate sotto, guardate qua, guardate cosa buttano. Contrada Madonnella, periferia sud di Vibo Valentia. Qui c'eravamo già stati. Pensavamo di aver visto quanto di peggio degrado, incuria e abbandono potessero creare se unite all'inciviltà. Ci siamo sbagliati. A distanza di diversi mesi, qui non solo la situazione non è migliorata, ma addirittura è peggiorata e gli abitanti dell'intero comprensorio sono incavolati neri. Si pagano le tasse, si pagano i contributi, tutti quanti, e poi alla fine ci troviamo ad abitare in un posto veramente scandaloso. È sempre peggio. Nessuno ci dà ascolto. Speriamo che con l'anno nuovo qualcosa cambia, perché veramente non si può stare in queste condizioni. Nessuno è venuto mai. Ogni giorno che passa vedo sempre più spazzatura. E paghiamo la spazzatura e stare in queste condizioni, passiamo tutti i giorni. E ci vergogniamo addirittura di vedere questa robaccia qui. Ci siamo dimenticati qua sotto. Le bollette arrivano, le stiamo pagando, però servizio zero, come le bestie. Alessio Buonpasso per la CNews 24.
Soltanto pochi giorni fa vi abbiamo parlato di uno straordinario intervento salvavita eseguito con successo all'ospedale di Lamezia Terme. Si è trattato purtroppo di un caso eccezionale in un presidio al collasso, perché a farne le spese sono i cittadini e noi abbiamo raccolto le loro voci. Le 8 che sono 10:30 e non è impossibile. Una malata come mia, che abbiamo in peggiori medicini, a digiuno non mi poteva pigliare, non lo so. C'è impossibile che sta così. Anno nuovo, vecchi problemi al Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Anche in questi giorni di festa, in cui il flusso di utenze è diminuito, le file per prenotare le visite ed effettuare i prelievi rimangono interminabili. Il mio biglietto dalle 9 è 18 e sono le 11. Quindi sto aspettando un bel po'. Ore di attesa passate a pochi passi dall'entrata del nosocomio, al freddo e al gelo. Oggi con questo vento, in questa sala d'attesa, la gente sta morendo dal freddo. Ma noi ci chiediamo sempre, ma com'è possibile che un ospedale così grande, la gente deve stare nei corridoi a fare la sala d'attesa? E qui adesso io soffro proprio di cervicale, tutto aperto, la porta è aperta e uno si deve, proprio se mette il cappotto si fa proprio freddo. Ma tanti sono i meccanismi che faticano ad entrare a regime o addirittura in funzione. Vogliamo capire il perché ci sono i totem pagamento ticket che sono in affitto e non funzionano. Mia moglie che si doveva fare il drop ogni 6 mesi, neanche dopo un anno, che deve andare in pagamento. Abbiamo la sala d'attesa in ginecologia che purtroppo sono igienicamente non si può sedere. Il tutto mentre diverse sono le eccellenze di questo ospedale, eccellenze che finiscono spesso per passare in secondo piano rispetto a lacune che sembrano insormontabili. Per me non funziona. Meglio andare dai privati. Fare dei privati, ma poi certe volte non arrivano i soldi, non ce la facciamo con i soldi. La pensione è quella che poco che è. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Continua il nostro viaggio nella Calabria dei disagi. Ci spostiamo adesso nel Cosentino per parlarvi di viabilità impossibile. Sì, viaggiare. Strade abbandonate a se stesse, nessuna manutenzione o quasi. Si potrebbe dire che buca chiama buca. Pericolose per automobilisti, ma soprattutto per motociclisti e ciclisti. E sebbene il problema del dissesto dei manti stradali sia abbastanza diffuso in tutta la Calabria, la zona delle Serre Cosentine sembra essere quella maggiormente colpita, messa davvero in crisi. Per raggiungere da Cosenza, Marano, Cerisano, Mendicino e viceversa, lo slalom si rende obbligatorio per non fracassare pneumatici e ammortizzatori. Eppure siamo alle porte di Cosenza, in piena zona urbana. Strade da molti anni non riasfaltate o forse mai asfaltate a regola d'arte. Insomma, il manto stradale sembra uscito da un bombardamento con buche di ogni tipo e toppe e rattoppi molto relativi e poco duraturi. Un tour che ha dell'incredibile. Gli automobilisti costretti a percorrere queste strade sono esasperati. Le strade sono tappezzate da, io credo nemmeno cemento, terra, che dopo un giorno, due giorni, questa terra va via. La condizione delle strade è molto penosa perché ci sono delle buche abbastanza profonde dove uno ci può rompere cerchi, gomme. Quelle che ci rimettiamo siamo noi poveri autisti che ci rimettiamo con gomme, ammortizzatori. Ci sono delle buche e non vengono mai sistemate. E purtroppo si sistemano solo quanto siamo in dirittura d'arrivo delle elezioni comunali o regionali. Stefania Belvedere per la CNews 24. Voltiamo pagina. Questa mattina conferenza stampa a Catanzaro di Confesercenti Provinciale, che ha voluto aprire l'anno analizzando il quadro politico e economico attuale, uno stimolo per cittadini e governanti anche alla luce delle novità legate alla manovra appena varata dal Parlamento. Normalità, certezza e semplificazione sia in ambito politico che economico è quanto chiede e spera per il nuovo anno Confesercenti Catanzaro, che ha aperto il 2019 con una conferenza stampa nel corso della quale ha voluto confermare l'impegno volto ad accompagnare le piccole e medie imprese verso la strada dello sviluppo, in una terra che, secondo il presidente Francesco Chirillo, già mortificata dalle vicende giudiziarie di chi è stato e di chi è al governo regionale, sarà oltretutto penalizzata dalla manovra economica appena approvata dal Parlamento, con il rischio di passare
passare da una regione in cui è difficile fare impresa ad una regione in cui sarà addirittura impossibile. In questa manovra noi non vediamo nessuna linea guida che possa portare a uno sviluppo, non vediamo nessun abbattimento del cuneo fiscale e non vediamo nessuna agevolazione sull'assunzione, che è quello che ci aspettavamo. E a questo si sommano gli ultimi due governatori calabresi, uno che è in galera e uno con l'obbligo di fissa dimora, quindi questo non ci fa stare tranquilli. Ci sentiamo soli e non rappresentati da chi ci governa, questo è il messaggio di Confesercenti, che sulla base di quanto fatto fino ad ora, ad esempio con il Franchising Day nel 2018, che ha offerto nuovi sbocchi per diversi giovani calabresi, o ai percorsi di formazione per circa 600 persone tra dipendenti e agenti di commercio, lancia le sue proposte per il nuovo anno, chiedendo uno slancio all'opinione pubblica e proponendo l'istituzione di un tavolo permanente che coinvolga associazioni di categoria e istituzioni per stimolare una visione nuova e diversa delle dinamiche economiche. In altre regioni io vedo che per un aumento di benzina si scende a manifestare, si raccoglie 1.600.000 firme per mettere sotto accusa la Francia che non ha fatto abbastanza per l'ambiente, per noi invece calabresi va tutto bene. Rossella Galati per la CNews 24. E adesso i grandi eventi che si celebrano in Calabria, parliamo di musica classica, così si è conclusa la prima edizione del Paola Festival 2018. Con il 2018 si chiude la prima fortunata edizione del Paola Festival, Armonia e Arte a Palazzo, un evento culturale per trasmettere il sapere musicale al grande pubblico. Un'edizione straordinaria, con generi artisti di livello nazionale, internazionale, e generi diversi, dal jazz al pop, all'etnico, al classico ovviamente, ma a chiusura l'abbiamo voluto affidare ai grandi talenti, giovani talenti musicisti calabresi. Protagonista dell'ultimo appuntamento al Teatro Odeon di Paola, l'Orchestra Sinfonica Calabrese, con i suoi talenti impegnati in un coinvolgente concerto lirico sinfonico. Da Rossini a Donizetti, da Verdi a Puccini, un programma tutto dedicato all'opera italiana. Noi vogliamo esibirci nella nostra terra, quella in cui siamo nati, in quella in cui siamo cresciuti. L'importanza di continuare a fare musica classica nel nostro territorio, perché le risorse sono tantissime, veramente sono immense. L'evento storicizzato della Regione Calabria, organizzato dall'Associazione Amici di Palazzo Stillo Ferrara e il Comune di Paola, con la collaborazione dell'Associazione Musicale Orfeo Stillo, si ripeterà nel 2019. Rappresenta un'opportunità di crescita per l'intero territorio, visto lo spessore dei suoi protagonisti e il fermento culturale che riesce a stimolare. Una promozione del nostro territorio grazie anche ai tantissimi eventi collaterali che sono stati organizzati e che hanno promosso tutte le eccellenze del nostro territorio. In particolare un'occasione di promozione dei nostri giovani talenti. Erika Cunsolo per la CNews 24. Grazie per l'attenzione, vi ricordiamo che potete rivedere il nostro telegiornale su www.lactv.it. Una buona serata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. LACNews 24, edizione giorno alle 14:15 ed edizione sera alle 20:30. LACNews 24, la Calabria che fa notizia.